Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è un video haul del periodo. Non troverete cose biologiche perché per quello ci sarà poi il video degli acquisti naturali che faccio in collaborazione con altre persone. Sono acquisti prevalentemente beauty e makeup, però c'è qualcosina che non riguarda il beauty e partirei proprio da queste cose. Sono stata ora da Tiger e ho comprato delle cosine. Allora, intanto ho preso questo qua, che è un prodotto utilissimo, sarebbe un... aspettate che non so come lo chiama in italiano, è una spazzola leva pelucchi, quindi è elettrica, ci mettete le pile e appunto vi toglie i pelucchi dalle maglie, maglioni coperte, è utilissimo, quindi l'ho acquistato. Sempre da Tiger, siccome allora stasera viene mia sorella a dormire da me e io sono peggio delle bimbe piccole, quindi... niente, ho in mente di fare un pigiama party, mia sorella ha 17 anni e io ne ho 3, comunque vabbè, ho comprato a 4 euro questo gioco che mi faceva tantissimo ridere, e praticamente non so se ci avete mai giocato, io sì, non con questo di Tiger ovviamente. Praticamente sono delle fascettine da mettere in testa con delle carte, voi vi mettete la carta senza guardare nella fronte e niente, dovete indovinare la carta che avete nella fronte, quindi questo è il mio piano di stasera, quindi questo, mi sembrava carino per 4 euro, ho detto lo prendo, perlomeno non stiamo a disegnare con fogliettini, la penna eccetera, e mi sembrava una cosa simpatica. Sempre per il pigiama party di stasera ho preso questo qua, che non so come sia, però boh, praticamente è un mix per fare il milkshake alla vaniglia, l'ho preso 2 euro veniva, e sempre per quanto riguarda cose da mangiare, da Tiger ho preso queste due qua per 2 euro l'una. Allora, uno è il condimento misto con sale e spezie, questo qua, Grand Mass Salt Mix, e quest'altro invece è la napoletana, e appunto è una miscela di condimento all'italiana con pomodoro essiccato. Poi ho preso, sempre da Tiger, erano uscite delle nuove maschere per viso e capelli, e io ho preso questa qua che è una maschera per il viso in schiuma, che serve appunto a pulire, e sono quelle maschere che fanno le bolle. Poi, da acqua e sapone avevo comprato alcune cose, però per la casa, e mi hanno omaggiato di questo shampoo protettivo mini della Nivea e questa crema per il corpo mini di Barnangen, comunque questo, tra l'altro dovrebbe avere anche dei buoni ingredienti, è una formula vegana con 95% di origine naturale. Poi, ho comprato da... Tigotà con la rattamazione del make-up, questo qua che è una tinta labbra di Bella Oggi, il numero 08, il colore è molto bello, la tinta rimane lì, non secca le labbra ma non è confortevole, l'ho provata solamente una volta, però come prima impressione devo dire che si sente sulle labbra e non mi è piaciuta del tutto, però la testerò meglio. Io ho acquistato, allora, due prodotti Essence, uno è questo qua della linea Good Vibes ed è un blush illuminante, questo mi sembrava carino e l'ho acquistato. Poi ho acquistato questo qua che è una palette occhi sempre della stessa linea, eccola qua, l'ho utilizzata solamente una volta, tra l'altro la cosina io tutte le volte ce la rimetto perché non sono normale, però tanto insomma piano piano l'andrò a buttare. Poi sono passata da Sephora perché mia cugina aveva lo sconto del 20% e ne ho approfittato e ho preso 3 cose. Allora, intanto una maschera mani all'avocado, questa qua. Le maschere mani mi piacciono sempre molto, queste qua di Sephora. Poi ho preso la Chic Pair di Dr. Jart perché ne avevo sentito parlare molto molto bene da Giulia Cova per quanto riguarda i rossori e la cupe rose sul viso. L'ho utilizzata solamente una volta, quindi non vi posso dire niente. Poi ho comprato questo Glow Tonic di Pixi, famosissimo, ho preso la mini taglia per vedere intanto se mi piace. Poi ho preso 3 prodotti che erano scontatissimi da Maurice. Allora, uno è il super bagno schiuma della Johnson, questo qua è con yogurt, pesca e cocco, che ha una profumazione buonissima e l'ho presa. E poi erano scontati a 1 euro l'uno, quindi insomma invece che 3 euro
ho preso tre deodoranti della Dove. Allora, questo è il Go Fresh tè verde e come si chiama? Cucumber, cetriolo. Poi ho preso quest'altro che invece è al tè bianco e alla mela, e questo qua che invece è all'aloe vera e alla pera. Quindi questi sono stati i miei acquisti del periodo. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!